Come si calcola la superficie commerciale di una proprietà? Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Parto dal dirti perché è importante conoscere la superficie commerciale di un immobile da vendere. Ti faccio un esempio pratico. Immagina di produrre vino e devi venderlo. Oltre al vino c'è la bottiglia di vetro, l'etichetta, il packaging, il trasporto e tanto altro ancora. Se non consideri nel prezzo tutto ciò che contiene quel litro di vino, rischi di perderci. È chiaro fin qui? Il calcolo della superficie commerciale di un immobile la ottieni sommando le superfici degli interni più le superfici degli esterni più le cosiddette pertinenze. Per ognuna di queste si prenderà in considerazione delle percentuali a seconda dell'utilizzo. Ad esempio, per le superfici interne si considera il 100% di tutto ciò che puoi utilizzare dentro la proprietà, incluse in parte però le pareti divisorie interne, quelle di confine col tuo vicino, le pareti perimetrali e i locali accessori superiori al metro e mezzo. Invece, per le superfici esterne sono considerate tutto ciò che è allo scoperto. Per esempio, i balconi, le terrazze e i giardini. Per prassi vengono considerate al 25%, ma questo può cambiare se si tratta di un appartamento o una villa. Per alcune proprietà si fanno delle eccezioni, come ad esempio le terrazze nel centro storico di Salerno, con una bella vista sul golfo o una vista mozzafiato come in Costiera Amalfitana, qui andiamo nel lusso, vengono considerate ai massimi valori delle superfici. Bisogna fare inoltre anche un'altra differenza tra un balcone e un terrazzo, scoperto o coperto. In queste circostanze le puoi considerare tra il 35 e il 60% della superficie. Per esempio, una veranda, regolare mi raccomando, è considerata al 60% del suo spazio. Ora passiamo alle pertinenze. Queste sono nient'altro che le cantine, i posti auto coperti, quelli scoperti, la mansarda rifinita e quegli ambienti interrati abitabili che vengono solitamente utilizzati come studi o per gli hobby. Anche il calcolo delle pertinenze non è sempre lo stesso. I valori possono essere molto diversi a secondo della loro qualità, dimensione e soprattutto ubicazione dell'immobile. Per esempio, un box nel centro città si considera in percentuale maggiore rispetto a un altro ubicato nei quartieri dove si parcheggia più facilmente. In linea di massima, le quote percentuali da considerare sono il 25% per le cantine, tra il 40 e l'80 per i box auto, il 25 e il 50 per i posti auto coperti e scoperti, l'80% per le mansarde rifinite e il 60 per i locali interrati abitabili. Ti ricordo sempre che parlare di superfici commerciali significa quanto in proporzione devi considerare per ogni area della proprietà. Come hai potuto capire, è un argomento abbastanza serio e se hai bisogno di una stima immobiliare professionale fatta bene, affidati a un professionista. Se hai altre domande, scrivimi oppure vieni in un'altra agenzia. Ciao!